Valigia blu, poesia in viaggio senza meta, con Fabio Sebastiani ed Emiliano Scorzoni. Bene, allora Emiliano, dodicesima puntata di questa Valigia blu, la prima della primavera 2018. In realtà la primissima, fatta proprio il 21 marzo, l'abbiamo dedicata alla Giornata Internazionale della Poesia. E fra ostacoli tecnici, incidenti, insomma è successo di tutto quel giorno, siamo comunque andati avanti, è stata la puntata eroica. Oggi siamo un po' più rilassati, ci sei anche tu in collegamento, anzi ti voglio salutare, buonasera Emiliano. Ciao Fabio, buonasera a tutti. Sì, hai ragione, il 21 marzo è stato qualcosa di particolare, io ero sul campo e ho dovuto, oltre a declamare poesia, ascoltare poesia, a fare interviste, ho dovuto anche discutere molto, perché diciamo c'è stata una commissione con la politica che non c'entra niente con la poesia, sì, nella capita, prima mondiale della poesia. Soprattutto quando si scende nell'arena a due passi dal Colosseo e bisogna fare la lotta, affrontare i leoni. Il gladiatore, esatto. Hai fatto il gladiatore per la Valigia blu. Vabbè, a parte gli scherzi, io parlavo di primavera perché insomma questa sera dedicheremo tutta la puntata alla primavera. Abbiamo in programma un po' di declamazioni, diverse interviste, insomma abbiamo tanto materiale e sarebbe forse il caso di cominciare subito. Però a dirti la verità, insomma siamo alla dodicesima puntata, io mi sento ancora alle prime puntate, c'è ancora tanta voglia di fare e possibilità di sperimentare, perché ancora in realtà Emiliano un format preciso, stabile, non l'abbiamo elaborato, lo stiamo proprio mettendo a punto, anzi oggi ci sarà una piccola novità, lo stiamo mettendo a punto proprio in queste ore, in questi giorni, che ti sembra? Sì Fabio, sì, sono d'accordo, anche io stesso stavo d'animo, che è sempre tutta una novità, e anche per me che diciamo che frequento il mondo della poesia da qualche anno, con la Valigia blu ho scoperto un mondo tutto nuovo, un mondo ampio, e ci sono tanti temi da affrontare, non solo portare i giovani a far conoscere, ma anche qualcos'altro. Dunque, io questa settimana ho scoperto un po' per caso, intervistando Beppe Costa, che poi sentirete, che è un decano della poesia italiana, e poi anche la nostra Grasso, la ragazza che hai segnalato tu, è conosciuta in un laboratorio di poesia, in un liceo, ecco, che ha appena 18 anni. Allora lì è nata l'idea proprio di fare questa rubrica che comincerà oggi, Grandi Vecchi e Grandi Giovani, così si intitola. Perché riascoltando le due interviste ho notato che ci sono delle riflessioni comuni, dei punti di contatto davvero sorprendenti. Questo mi fa sperare bene per la fortuna della poesia, perché vuol dire che è davvero un linguaggio universale che mette in comunicazione non solo persone appartenenti a diverse culture, ma anche persone appartenenti a diverse generazioni. È stato davvero una sorpresa, e così la proporremo, sì, appunto, ai nostri ascoltatori. Sì, guarda, anche quando abbiamo intervistato il grande poeta Dante Massia e poi Giada Giordano, la giovane poetessa, abbiamo trovato dei punti in comune molto, molto importanti, e penso anche che ha meravigliato. Dunque, allora facciamo una breve pausa musicale prima di entrare nella serie di interviste e declamazioni, perché un'altra novità, anzi no, una novità, un altro elemento che vorremmo stabilizzare il nostro format è quello proprio di mandare le declamazioni, che tutte rigorosamente dal vivo,
ogni intervista o ogni brano di intervista come appunto se fosse un brano musicale. Quindi riscopriamo un po' questa capacità della musica di scusa, della poesia di fare riempire una pausa, ma nello stesso tempo introdurre una riflessione. Allora, noi ci risentiamo tra pochissimi minuti dopo la pausa musicale. Allora, torniamo in studio a microfoni di Radio Rete Edicole per lo spazio dedicato alla poesia ogni mercoledì dalle 19 alle 20. Se volete mandare messaggi, volevo ricordare, Emiliano, possono utilizzare il numero 338-3716-833, che è utilizzabile anche per mandare messaggi audio che magari possiamo poi mandare in onda. Oppure utilizzare la chat se siete follower, la chat della radio. Allora, mandiamo l'intervista. Oppure Fabio, scusami, sì. Oppure la pagina Facebook, no, di La Valigia Blu. Sì, mai aggiornata, Emiliano, diciamolo. Hai messo il dito su una piaga. Non aggiorniamo mai questa pagina Facebook. Dovremmo darci da fare di più, lo faremo, promesso. Nei prossimi giorni, anzi nelle prossime ore. Intanto ascoltiamoci questa intervista a Beppe Costa, grande vecchio, diciamo così, della poesia italiana, che ci ha detto tante cose sagge, ma soprattutto ci fa capire come questo viziaccio della poesia non demorde. È un personaggio davvero interessante, continua ad aggiornarsi, continua a stare sul pezzo, come si dice, e sentirete sicuramente questa energia, questa verve che continua, e forse, chi lo sa, proprio grazie. Comunicano la banalità del proprio diario, quindi c'è questa differenza, ma non mi si dica che non ci sia
la poesia impegnata, c'è in Italia, soltanto che è confusa in mezzo a tante altre cose e naturalmente non emerge come emergono altri baronetti, professori universitari che fanno traduzioni ed in cambio in auto Mondadori gli pubblicano le poesie e poi non compra nessuno. Siamo arrivati al limite di stampare. Bene, allora riprendiamo la linea. C'è stato un grosso problema tecnico, abbiamo avuto 8 minuti di buco, quindi dobbiamo rimandare dall'inizio l'intervista a Beppe Costa. Rimanete in ascolto, ci scusiamo, ma purtroppo la causa dipende dalla linea e non è stato possibile proprio mandare il segnale. Rimandiamo l'intervista quindi a Beppe Costa fin dall'inizio. Grazie dell'ascolto. Allora, siamo al telefono con Beppe Costa, capitano di lungo corso, ecco, così lo possiamo definire, dell'esperienza poetica in Italia, con il quale appunto abbiamo proposto di scambiare 4 chiacchiere sulla poesia e la politica. Ecco, io Beppe preferisco consegnartelo così il tema, proprio a grandi linee, perché vorrei che sia tu a scegliere il punto di vista e quindi anche la caratterizzazione che preferisci. Sì, in effetti ci dimentichiamo molto spesso, parlando di corruzione nella politica, che la stessa cosa avviene nell'arte. A volte dico ai miei amici giovani, ma come potete immaginare, una cultura all'ultimo posto in Europa come contribuzione, una istruzione all'ultimo posto, uno degli ultimi del mondo, direi quasi, e poi d'altro canto immaginare una poesia, una pittura, una musica che funzioni. E sono 50 anni che la cultura in Italia viene proposta su Rai 1 da Manzullo, ad esempio. Sì. Qualcosa di assurdo, però nello stesso tempo vorrei trattare quello che spesso scrivono dei giornalisti a proposito della poesia, che la poesia è morta. Al contrario, è vero che ce n'è tantissima, con l'uso della rete sono esplosi questi fenomeni, primo di autopubblicarsi un libro e quindi facilitando moltissime attività tipografiche, direi più che editoriali, alle pubblicazioni, e quindi ci sono autori che pagano 1.000, 2.000, 3.000 euro per avere il libro col giorno dopo anche lo stampino del diploma. Sì. Primo. Secondo, però, in questo grande mercatone di scritti dobbiamo considerare che ci sono degli elementi formidabili di poesia che è meravigliosa al confronto di quella del passato. Ecco, può sembrare assurdo questa cosa. Ecco, chi io è nato provo ad avanzare questa ipotesi. Alla fine l'allargamento nei numeri ha consentito di acchiappare qualche eccellenza, diciamola così. Ma certamente ci sono, poi c'è il problema della solitudine, c'è il problema della guerra, della pace, dei bambini massacrati, e quindi se in questo macello di persone magari che vestono eleganti o vanno a delle letture di poesie super organizzate, a differenza di altri che vanno a fare poesie nei bar. C'è una vecchissima poetessa spagnola che è stata pubblicata ora ottantenne, che la sua casa è la borsa. Sì. E va